Inizialmente la mia mansione, la mia posizione in Ferragna è stata le ricerche. Subito, dopo un training per cercare di capire questo mondo completamente nuovo, anche se eravamo laureati in chimica, no, era un mondo, era una chimica completamente nuova. Poi, chiaro, è entrato nel giro. Mi hanno subito aggregato per seguire in ricerca un prodotto che è diventato un fiore all'occhiello della Ferragna, i prodotti per il Technicolor. Tutti quanti sono andati al cinema, hanno visto film e prodotti col sistema Technicolor. Ebbene, la Ferragna è stata fornitrice degli stabilimenti Technicolor sia a Roma al 100%, che a Londra quasi al 100%, che a Hollywood, del chiamiamolo positivo su cui veniva trasferita, perché non era una immagine fotografica, veniva trasferita l'immagine che si vedeva proiettata sullo schermo, nei cinema. Non c'è stato mai un reclamo, il che vuol dire che la produzione che veniva fatta a Ferragna era più che confrontabile con la produzione che faceva, sia come qualità sensitometrica, come risposta alla luce o ai raggi, mettiamola così, sia come qualità dal punto di vista della difettosità. Ho avuto la fortuna di avere sempre un ambiente di lavoro estremamente stimolante, collaborativo, non c'erano tentativi di mettersi in luce a scapito di qualcun altro. Quando c'erano i problemi, e ci abbiamo avuto dei problemi anche grossi, perché adesso uno ci ride, ma quando alle 2 di notte arriva la telefonata che il reparto è fermo e devi prendere la macchina e andare su, vuol dire che prima di te ci hanno provato gli altri e non era gente che non era in grado di risolvere. Però la soddisfazione a posteriori di aver risolto il problema giustificava, cioè faceva dimenticare l'ansia che c'era prima. Io, le rare volte che andavo a farmi fare una radiografia, la prima cosa che facevo prendevo la lastra e guardavo contro luce se c'era scritto 3M Safety Film, perché almeno fino a quando c'eravamo noi, c'era anche nell'ospedale San Paolo di Savona. Riconoscere il sacchetto che c'era scritto 3M Peppara, o riconoscere dietro il timbro della carta che c'era scritto 3M Peppara, era sicuramente un motivo di orgoglio. Io direi che questo sicuramente era sentito. La gestione del personale a Ferragna era una gestione abbastanza moderna, nel senso che si cercava diciamo, l'aumento a pioggia non era molto ben visto, era più un aumento che veniva dato in funzione dei meriti, ma che certo che poi la giudizio era sempre a meno dal mio capo, cioè c'era sempre la soggettività, e che l'obiettivo era lavoriamo bene perché va bene per tutti, e credo che questo sia un sentimento positivo, insomma, che adesso puoi dire la fabbrica di sogni, io non riesco a. Per me è stata di angosce e di gratificazione, ripeto. Però ancora quando con i colleghi ricordiamo alcune situazioni che al momento erano drammatiche, poi le risate che ci siamo fatti dopo, a conclusione del problema, abbiamo sempre avuto un atteggiamento positivo. Il sentimento che se uno lavorava bene non lo faceva solo per la fabbrica in senso lato, ma lo faceva anche per se stesso, perché questo significava una sicurezza del posto del lavoro. Aneddoti ce ne sono tantissimi. Un reparto nuovo, distesa, si chiamava FC, Festoni Comandati, che rispetto a tutti i vecchi reparti era un qualcosa di nuovo. Ed era stato messo su dall'ingegneria nostra, ma anche dagli americani. Quindi era venuto giù un ingegnere americano a, diciamo, assistere alla messa a punto e poi alla partenza.
Prima di far partire, no, bisogna far uscire questa emulsione dalla filiera, vedere che tutto sia a posto, eccetera. A un certo punto, questo americano che guardava e ha detto in inglese go on, ma chiaramente l'equipaggio non è che fosse. Allora, quello che doveva avvicinare l'estrusore al supporto che tanto cominciava ad andare, stava fermo. Questo rifà go on, e questo fermo. A un altro gli ha detto: oh, t'ha detto d'andà, gum dum! Indubbiamente c'era una grossa presenza femminile nelle parti di confezioni e alle ricerche. Alle ricerche erano quasi tutte donne. E c'era il dottor De Io, che era stato il mio primo supercapo, un lettone alto 1,90 m, un principe tedesco, che le voleva tutte alte, diceva lui, perché dovevano traguardare bene nei percolatori il livello. Poi se invece le volesse alte di coscia lunga, per altri motivi, io questo non lo posso dire.